Salve a tutti ragazzi, oggi Frankie si è svegliato con l'idea di voler uscire da GTA, cioè in teoria vuole uscire da questa città di cos'è, San Andreas, diciamo, Los Angeles, Los Santos, tecnicamente parlando. Comunque ragazzi, adesso saliamo sulla nostra 500 e facciamo appunto quello che vogliamo fare, ossia cercare di uscire da Los Santos andando a superare i confini della mappa. Come forse saprete, adesso intanto ci mettiamo un bel segnalino all'aeroporto e cominciamo ad andare lì perché ci serve un bellissimo aereo per appunto fare questa, eseguire questa bellissima e pericolosissima impresa. E come forse alcuni di voi sanno, quando si arriva ad un certo punto, diciamo lontano dalla mappa, fuori, insomma, quando si arriva a un certo punto lontano dalla città, lontano dalla mappa, dall'isola di GTA, succede che accade che l'aereo o qualsiasi veicolo in cui si sta viaggiando si distrugga e insomma appunto andate a finire in acqua e morite. Insomma, se non morite in acqua, comunque sia vi distrugge il veicolo e non potete poi andare oltre. Però noi cerchiamo di combattere sta cosa perché abbiamo la mod che ci permette di fare in modo che l'aereo non si distrugga, che continua ad andare. Perché, insomma, che l'aereo si distrugge però in realtà, diciamo, si aggiusta subito e continua ad andare. Le 500 rosa hanno sempre la precedenza, ovviamente. E dai, dai ragazzi, su, vi fermate al rosso, dai. Dove pensate di vivere nella realtà? Tra l'altro nei commenti ho letto che ci sono le persone che si arrabbiano di più quando ammazzo gli animali. Insomma, investo le persone e nessuno frega nulla. Investo un animale e la gente si incavola. È un gioco, ragazzi, non è che vado a uccidere gli animali nella realtà. Insomma, a me piacciono. Ma dove sono finito però? Sì, signore. No, no, ah, mi fa la foto. Ah, grazie. Sì. Bella, tutti ci fanno la foto ragazzi. Comunque è così che si scende, faccio così io di solito. Prendo le uscite, cioè quella lì è l'uscita riservata a me. Perché abbiamo questa cosa, non gigantesca, però stra bellissima supercar. Tra l'altro la supero in retromarcia. Ciao! No, niente ragazzi, non perdiamo tempo e andiamo piuttosto a fare quello per cui siamo venuti. Prendiamo un bellissimo oggetto militare. Vi faccio vedere da che parte andrò. Allora, praticamente io andrò da... cos'è qui? Ok, non so che cosa sia quella roba lì. Comunque ragazzi, andrò... non posso allontanare la mappa più di così, niente. Andrò proprio tipo verso la fine, tipo... cioè prendo... mi sa che andrò verso qua, sulla destra della mappa vista da questo lato. Quindi praticamente direi sulla sinistra rispetto a Franco. Vado dritto e continuo ad andare dritto. Adesso prendiamo un bellissimo jet che è... bellissimo jet militare. Su, mi sa che ci tocca spawnarlo. Niente, prendiamo l'Hydra. Ok ragazzi, qua è il nostro bellissimo jet militare Hydra. Ci saliamo su. Su Franco. Oggi andremo via da questo bruttissimo posto. Ciao, no raga, è vero, dobbiamo... ci perderemo la 500 però. No, mi dispiace Franco, è quello che devi fare. Ok ragazzi, direi che... oh, ah, è vero che... mi sono ricordato adesso che l'Hydra parte in questo modo. A parte che non so come cambiare. Ah, ok. Ho cambiato. No, non ho cambiato. Ok ragazzi, non so guidare l'Hydra da quello che avete capito, perché sto giocando con la tastiera, quindi ragazzi, di solito gioco con il joystick, però mi trovo meglio usare la tastiera quando sto usando le mod, perché usare le mod con il joystick è un po' più complesso. Diciamo, il problema adesso però è che devo cominciare ad andare avanti. Ok ragazzi, già ho sbagliato. Ok. Niente ragazzi, credo che useremo un altro jet e non questo. Oddio. Anche dove l'abbiamo incastrato, mi immagino con quelli che vengono a pulire, a vedere le cose, si troveranno un jet incastrato lì. Un jet militare, un Hydra degli anni 70. Ok ragazzi, andiamo a prendere quell'altro jet lì, che dovrebbe andare comunque abbastanza veloce. Andiamo via, almeno andiamo comodi. Non andiamo velocissimi, ma andiamo comodi. Ok ragazzi, proviamo a decollare dall'altra parte. No, mi sono... No ragazzi, ok ragazzi, adesso però adesso ce la facciamo, vi giuro che questa volta ce la facciamo. Ok ragazzi, abbiamo preso un jet abbastanza leggero. Questo qua è senza missili, quindi dovrebbe funzionare perché appunto è senza missili. E insomma, non è che funziona perché è senza missili, ma è più leggero. Ed è comunque un jet. Infatti come vedete funziona. Ah, ok, ho capito raga. Ho capito solo ora come funziona. Ok, tiriamo giù le ruote. Oh, calma, calma. Ok ragazzi, mettiamo in una via abbastanza dritta. Ok, credo che siamo su una linea abbastanza retta. Ci dirigiamo verso quella parte.
Stiamo andando un po' lenti, ci vorrà un bel po', ma insomma dovremmo arrivarci e vedere cosa sta succedendo. Aspetta che guardo se ho effettivamente il veicolo invincibile, e adesso ce l'ho. Ok, magari ci aumentiamo anche un po' la velocità, che ne dite? Che ragazzi, quell'aereo mi sembra, l'aereo che vedete là in alto a sinistra, sembra che stia facendo esattamente quello che stiamo facendo noi. Tra l'altro forse è meglio se andiamo un po' più da questa parte, perché dovremmo essere tipo in una linea retta in questo modo. Ok, ok, dovremmo essere sulla traiettoria giusta. Ok, raga, non vediamo quasi più la mappa, non vediamo quasi più Los Santos, vediamo giusto la punta del monte. Prima vedevamo un po' i monti, ma adesso vediamo soltanto la punta del monte. Siamo anche abbastanza vicini all'acqua. E niente, continuiamo su questa strada finché non raggiungiamo il confine di GTA. Oppure crashiamo il gioco, insomma, vediamo cosa succede. I pirati di GTA ai confini del mondo. Magari ai confini vediamo proprio l'acqua che scende con Jack Sparrow lì sull'isola. Non so se avete visto Pirati dei Caraibi, mi sembra nel 3 sia successa sta cosa. Riusciamo ancora a vedere la punta, quindi non ci siamo allontanati così tanto. Insomma, ci siamo allontanati però non così tanto. Riusciamo ancora a vedere la punta. Spero solo di riuscire, insomma, a fermarmi verso il confine. Almeno sperando che ci sia un confine della mappa. Ok ragazzi, sembra che l'acqua, il mare qua continui all'infinito. Riusciamo giusto a malapena a vedere la punta del monte. Ok, non riusciamo neanche più a vedere la punta. Vediamo una cosa luminosa là in fondo. Ah no, eccola la punta, un po' si vede. Quindi siamo abbastanza lontani. Dai, guardo la mappa quanto siamo lontani. Ragazzi, siamo nel bel mezzo del nulla. Provo a spostare la mappa così, vedere se riesco a arrivare a... Ok, che qua, lì c'è... Los Santos, noi stiamo andando verso l'angolo, mi sembra qua così. Qui non riesco più a ritrovare. Ok, mi sono ritrovato. Vai ragazzi, siamo belli lontani. Ragazzi, non so quanto ci vorrà. Comunque abbiamo la luna là in alto a destra nell'angolino come punto di riferimento, e abbiamo l'aereo che traballa. Ragazzi, già stiamo andando 100 volte della velocità normale, però mi sa che dobbiamo aumentare la velocità ancora di più. Ok,
che siamo a 300% ragazzi la velocità normale dell'aereo e stiamo ancora diretti verso il nulla. Ormai lo Santos è praticamente invisibile. E 400 ragazzi, stiamo andando a 400 volte la velocità della luce. No, non 400, no, allora ho sbagliato, non so perché l'ho detto, però non stiamo andando a 400 volte la velocità della luce, però stiamo andando a 400 volte la velocità massima dell'aereo, perché insomma la velocità massima ci eravamo già. Ragazzi, non so cosa si... Ragazzi, abbiamo raggiunto la fine della mappa, perché quello che è appena successo è che praticamente la telecamera si è fermata e quello che sto facendo adesso è praticamente muovere l'aereo. Ragazzi, mi si è proprio fermato tutto. Ok, ho provato a entrare nella modalità, ragazzi, ho provato a entrare nella modalità questa qua in cui posso spawnare gli effettivi oggetti, però niente ragazzi, questa è praticamente la fine di GTA. Quello che succede è che a circa 15, probabilmente 16 a questo punto, mappe di distanza, diciamo, di grandezza della mappa di distanza rispetto alla zona centrale GTA, accade che la vostra telecamera si ferma, come è successo a me adesso in questo momento, e mentre invece l'aereo continua ad andare avanti. E infatti adesso la telecamera, si vede che l'aereo mi è caduto giù. Ho provato insomma io avevo ancora i controlli dell'aereo, infatti se vedete l'ho anche mandato verso l'alto, magari per cercare di raggiungerlo con l'altra telecamera, quella che uso per spawnare gli oggetti. Però insomma niente, nessuna delle telecamere si muove, le telecamere si fermano lì e l'aereo continua ad andare avanti fino alla fine, cioè insomma continua ad andare avanti probabilmente fino all'infinito, mentre invece la telecamera rimane indietro, quindi non possiamo vedere cosa sta per accadere, cosa stia succedendo, perché si blocca sul posto. Infatti non posso più muoverla, non posso più fare niente, l'unica cosa che posso fare è uscire dal gioco. E niente ragazzi, la nostra avventura per cercare di uscire da GTA finisce qui, e quei stronzi direi da Rockstar non ci fanno uscire da GTA, non ci fanno arrivare ai confini della mappa, ai confini del mondo. Non possiamo incontrare Jack Sparrow, non possiamo fare niente. Insomma, questa era la puntata in cui abbiamo cercato di andare via da Los Santos e magari raggiungere qualche altro stato. Lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, e insomma non vi costa nulla, cliccate giusto, pigliate quel piccolo bottoncino del pollice in su, e iscrivetevi al canale, e alla prossima.